Ciao a tutti, ciao 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 ciao. Questo sarà un video di chiacchiere notturne, quindi un video sicuramente del genere rilassante, un po' soft spoken. È l'una del mattino, io ho appena finito di editare due video. Che altro non sono che la seconda e, ahimè, per voi la terza parte del video Ask. Vedete il divano letto aperto, ma quello che non vedete è questo. Tommaso si è appena addormentato. Gli ho messo un audiolibro. Se i vostri bambini hanno dai 4 anni in su, vi consiglio caldamente, come ho detto già un sacco di volte, ma magari qualcuno se l'è perso può tornare utile, gli audiolibri di Audible, è scritto Audible, è un'app a pagamento di Amazon, che però vi permette di avere un periodo di prova di 30 giorni che sono più che sufficienti per capire se gli audiolibri facciano o meno al caso vostro, e c'è anche tutta una sezione relativa, dedicata ai bambini, bambini e ragazzi di diverse età. E lui va pazzo per la collezione di la collezione, no, la è una quadrilogia in realtà di Abby Hamblin, Dori Fantasmagorica. Sono libri, anche io non mi stanco mai di ascoltarli, sono troppo belli. E anche i libri che ha scritto Sophie Kinsella della serie, è una trilogia di Io è fatta mammetta. Pur essendo libri con protagoniste femminili, sono assolutamente godibili anche dai maschietti, eh? Cioè, non pensiate che siano cose strane, sono deliziosi. Non ho la ring light accesa, ho sparata un po', vedete, un po' a metà di qua, la lucetta. Oddio, ho guardato, ora vedo solo lucette. La lucetta della scrivania. Non ho acceso la ring light perché Tommaso sta dormendo, quindi, e poi perché ho la finestra aperta, ci sono delle finestre del palazzo di fronte. Non è il caso di accendere una ring light che, per quanto la tenga al minimo, è molto forte. Quindi sono in attesa che venga esportato l'ultimo video che stavo editando prima, perché ho dovuto fare tanti tagli, perché ieri Tommaso si è presentato da me alle 11:30 mentre stavo girando, cioè tra la fine della seconda e l'inizio della terza parte, e quindi è stato con me, e capirete che ovviamente non ha smesso un attimo di parlare, l'ho dovuto intrattenere con disegni e cose varie, quindi ho fatto diversi tagli perché, insomma, l'agonia di questo video ask è diventata una trilogia ormai. Volevo che l'agonia fosse meno lunga possibile per voi. Tra l'altro, a livello proprio di, diciamo, dalla mia parte, della content creator, come creator, fare un video così lungo e diviso in tre parti è totalmente controproducente, ma siccome io non sono una creator di niente e adoro parlare, parlare, ciaciarrare, ciaciarrare, per non presentarvi un video da un'ora che sicuramente nessuno sarebbe guardato, a meno che uno si addormenti, allora vabbè, l'ho diviso. E siccome non volevo mancare a nessuna delle domande che mi sono state fatte, purtroppo io ho il vizio di chiacchierare e chiacchiero parecchio. Quindi lo dividerò in tre, questo video sarà in mezzo. O tra l'un, o tra la parte 1 e la parte 2, o tra la parte 2 e la parte 3. Allora, oggi è venerdì, cioè veramente in questo momento è già sabato.
Però fingiamo che sia venerdì sera ancora. E domani, sabato, cioè oggi, perché ha aperto il divano letto? Perché oggi pomeriggio ho fatto le pulizie. Tra l'altro, la passata di smalto che ho dato ieri è durata, è sopravvissuta a due lavaggi piatti e a un pomeriggio di pulizie. Questo perché lo devo togliere, perché non sopravviverà fino a martedì. Quindi domani mi tocca, oggi non avevo voglia. Domani mi tocca il cambio smalto per forza. Cioè dura quando non deve durare, vabbè, figuriamoci. E ho preparato questa stanza, che è la camera degli ospiti, perché domani vengono i miei cognati, sono di passaggio, devono rientrare a Milano e sono di passaggio e rimarranno a dormire qui. Quindi il tempo di, insomma, un pomeriggio e una notte qua, poi di mattina ripartono e vengono a prendersi, ne approfittano per prendersi tutte le cose che gli ho messo da parte per il loro bimbo che nascerà a fine estate. No, d'estate, non si sa se a fine estate o prima, comunque. Quindi divento zia, sono felicissima. L'unica cosa che ovviamente sarà lontano, quindi lo vedrò pochissimo. Sono molto felice di aver, insomma, di poter contribuire anche con tutte le cose che li diamo, insomma, li cediamo dei nostri bambini. E quindi domani abbiamo visite per la prima volta, però è una visita abbastanza, era inevitabile, oltre al fatto che ci teniamo parecchio. Tommaso è felicissimo e purtroppo sarà molto breve. Domenica mattina, a quanto pare, faremo il nostro primo weekend fuori. È come l'ha definito mio marito, diciamo, è il banco di prova. Uno per quanto riguarda la situazione, spostarsi, andare da qualche parte in questo periodo. E due, proprio fare un viaggio con i bambini. Io l'anno scorso, non è la prima volta che viaggiamo con i bambini, ma è la prima volta che andiamo in albergo con i bambini. Sarà un fine settimana, che poi non è fine settimana perché partiamo domenica, ma lunedì è festa patronale a Roma. E martedì mio marito è riuscito ad avere un giorno libero, per cui facciamo questa mini vacanza, che non è effettivamente un fine settimana, che fine settimana, domenica è già finita. E niente, spero di riuscire a fare un piccolo video di questa piccola vacanza. Non so come andrà. Nella mia testa ho il concetto di vacanza che non esiste. Non so neanche bene dove stiamo andando, non mi sono informata più di tanto, quindi diciamo che non ho aspettative se non quelle di staccare la testa e rilassarci il più possibile. Mettiamoci delle virgolette enormi, virgolettiamo tutto, qualsiasi cosa. Quando ci penso un pochino più razionalmente, metto sulla bilancia mascherine, igienizzanti, il concetto di vacanza, seppur mini. Ma confido un po' diciamo, nella speranza che non siano giorni proprio clou da vacanze, che quindi non ci sia tanta gente. Boh, vedremo. Vedremo. Non sono tranquilla e spensierata come lo sarei in altri momenti, logicamente. Ma d'altronde sto cercando di impegnarmi ad accettare questo nuovo modo di dover vivere, senza dimenticare che
non siamo tornati indietro. Quello che mi angoscia maggiormente, come ho già detto tante volte, è proprio il fatto che la gente sembra aver scordato tutto, sembra che abbiano dato il libera tutti e quindi io vedo pochissima gente con la mascherina, distanziamento sociale praticamente zero, la gente si saluta, si bacia, si stringe la mano, sta attaccata. Quindi boh. Diciamo, a parità di impegno nel mantenere tutte le nel adottare, scusate, è pur sempre l'una il mio linguaggio così. È un po' farneticante ogni tanto. A parità di impegno nell'adottare tutte le misure di sicurezza, sarei molto più tranquilla e potrei affrontare bene o male qualsiasi cosa. La totale sfiducia nell'essere umano, insomma, non aiuta. Comunque, vi farò sapere, spero di riuscire a farvi vedere qualcosa. E boh, sarà un'esperienza, non lo so. Che altro vi posso dire? Ieri abbiamo fatto un'uscita per il quartiere. Familiare, un'uscita familiare a piedi per il quartiere, ci siamo svagati un pochino, abbiamo preso un po' d'aria, ho mangiato una tiella di Gaeta che era la fine del mondo, una tiella, l'ho messa nelle stories su Instagram, una tiella da passeggio che non abbiamo mangiato a passeggio, ma abbiamo mangiato di fronte a questo localino, seduti sulla panchina, una delle panchine della città con il nasone, che sono poi quelle fontanelle dell'acqua, alle spalle. Quindi era un po' come stare in montagna con ruscello, non è vero. È stato, beh, era di una bontà, una era col polpo e l'altra era con salsiccia e broccoletti. Una bella ecnusa non filtrata da compagno. Però c'erano i bambini. Quindi quella che cercava di gettarsi tra le focacce e il passeggino, quell'altro che tra un po' veniva investito dalle macchine che ogni tanto passavano. Il rientro a casa è stato. Io e mio marito ci siamo guardati, come dire, ogni volta ci pentiamo veramente di uscire. Al ritorno, la strada del ritorno, ci pentiamo automaticamente di aver fatto questa scelta scellerata di uscire. Poi con queste mascherine, un caldo, un sudore pazzesco, e vedi tutti lì che sono tranquilli, come se niente fosse. Io con un diavolo per capello. È tutto molto rilassante, è sempre tutto molto rilassante. Poi volevo dirvi, ho comprato sia i prodotti anti. Allora, Eleonora è stata morsa dalle zanzare, pizzicata si dice, non morsa, dalle zanzare soprattutto sulle gambe, le sono usciti dei bozzi pazzeschi. Allora, ho ricomprato l'antizanzare per i bambini, quelli della Chicco, la linea Natural, sperando che facciano qualcosa, e anche come si chiama? Il gel, il roll-on dopo puntura. Sono andata da prenatale, ne ho approfittato e ho cambiato i ciucci. Cioè, ho comprato quattro nuovi ciucci, però ve li faccio vedere. Allora, questi sono. Certo, perché si vede qualcosa. Già immagino la risoluzione con cui mi state guardando voi. Questa lucetta. No, non si vede niente. Comunque, si capisce meglio da lontano forse. Quindi il roll-on della Kiko è il post-bite. Sì, è un roll-on anche questo. Qualcuno mi aveva consigliato i cerottini, quelli da mettere nei vestiti da grattare. Ce li ho comprati l'anno scorso. Forse dovrei ricomprarli nuovi, non lo so. Erano conservati abbastanza bene. Tuttavia, l'altro giorno gliel'ho messo a casa, gliel'ho messo proprio per dormire sul pigiama. Si è svegliato ugualmente, tutta
tutta bucherellata. Comunque, dicevamo del ciuccio. Ma fuori cosa sta succedendo? Possibile che stia passando la spazzatura a Luna? Può darsi. Intanto qua sta quasi finendo l'esportazione, quindi tra un po' vi lascio. Finalmente, direte voi. Allora, sto cambiando il parco Ciucci perché dopo quasi un anno, forse i primi erano da eliminare, che dite? Allora, come vi ho fatto vedere nel video dei Ciucci, io mi sono... No, non ti spegnere. Mi sono affidata alla linea Neo Baby. Sono questi ciucci qui, li trovate da Conad, li trovate da Prenatal, li trovate da Acquesapone, li trovate alla Coop. Neo Baby. Allora, per dire, questa è, ci sono di tre tipologie di tettarelle. Allora, tre misure di tettarelle, la 0 più, 6 più, 12 più. E ci sono due tipologie di tettarelle, silicone e caucciù. Fateci caso perché l'esterno rimane uguale, li vedete così, girate la confezione per capire di che tettarella stiamo parlando. Io per esempio quelle in caucciù, no, per me sono, puzzano, sono bocciatissime, però ognuno. Quindi è questo genere di ciuccio a farfallina, un po' come quelli MAM, leggermente meno ampia, però hanno la comodità di avere l'anello. Quindi ho ricomprato questi uguali, ci sono in rosa, rosa e bianco, arancione e bianco. Di solito quegli arancioni hanno o questa parte centrale dell'arancione oppure tutta questa parte qua del bianco che è trasparente, fosforescenti, quindi che si illuminano al buio, no fosforescenti, ma che si illuminano al buio, sono due cose diverse. Ci sono sul verde, sul blu e basta, arancione, rosa, verde e blu. Costano 6,99 euro due e hanno il brand Neo Baby segnato in trasparenza qui nella farfallina. Come vi avevo detto, mi pizzica un occhio, questo occhio oggi mi pizzica un sacco. Infatti oggi non mi sono neanche truccata, c'ho una faccia, poi vabbè. Come avevo detto nel video dei ciucci, avevo comprato il nuovo marchio Prenatal. Oh, l'esportazione, urrà! Avevo comprato il nuovo marchio Prenatal che era la Death Love, tutta una linea carina di ciucci, biberon, tazze, piatti, contenitori per la pappa, molto molto carina. E ho detto, guardate perché sono uguali ai ciucci della Neo Baby. Io li ho comprati. Non volevo cambiare brand, ma mi sembravano uguali, le tettarelle soprattutto erano identiche. Ieri sono andata e ne ho presa un'altra confezione, ho preso la versione color salmone, non si vede bene, non è arancione, per le mie amiche che sono Laura e Enrica che odiano l'arancione, anch'io. Questo è un color salmone. Quindi avevo preso sia la versione Tiffany e bianco e questa volta ho preso la versione salmone e bianco. Quello bianco con i rombetti, con i rombi colorati all'interno, c'era Ele, che sta dormendo. Beh, mi sono accorta, guardando quello bianco che aveva Ele oggi, che c'è la stessa scritta Neo Baby. Non mi ricordo se nel video dei ciucci io questa cosa l'avessi notata, però volevo dirvela. E quindi sono gli stessi ciucci, diciamo, no, io suppongo che Prenatal abbia acquistato il brand o ci sia stata una fusione tra quello che prima era il marchio Prenatal e adesso invece è diventato Neo Baby. Era Neo Baby e adesso è la Death Love.
Cioè, c'è stato tutto un passaggio di, non so se fusioni, acquisizioni di aziende, non lo so, però sappiate che la Neo Baby e la Death Love sono la stessa cosa, perché non c'è scritto Death Love, ma c'è scritto Neo Baby pure in questi. Solo che questi costano 8,99 euro, 6,99 euro, 8,99 euro, sempre confezioni da due. Basta, volevo dirvi questo. Questa è la scoperta di ieri. E rimettiamoli a posto. Va bene. Allora, io non so quando noi ci rivedremo, cioè quando potrò girare il prossimo video, perché domani no, domenica no. Saremo fuori domenica, lunedì rientriamo martedì, quindi probabilmente sarà mercoledì, a meno che io riesca a girare a fare insomma dei piccoli video da incollare, quindi fare una specie di piccolo vlog in giro. Va bene, niente, era un video un po' così per avere un altro contenuto di spessore. Buonanotte, io adesso cerco di mettere a caricare il video, è l'1:15 e 1:20, vabbè, e basta. Speriamo che vada tutto bene.